Presidente, una vittoria importantissima oggi con Santa Maria che proietta l'Agropoli al secondo posto come l'anno scorso, quindi playoff dalla miglior posizione. Sì, purtroppo è una storia che già abbiamo rivisto, mi dispiace tanto oggi, perché vedere la squadra giocare in questo modo, seppur il punteggio penso che sia falsato, 1-1-0 penso che è anche poco rispetto a quello che abbiamo prodotto. Purtroppo sbagliamo sempre troppe palle gol, oggi penso che almeno 2-3 gol li potevamo fare, però si è dimostrata una netta supremazia territoriale che ci fa ben sperare. Però anche lo scorso anno noi eravamo fiduciosi, quindi è giusto stare con i piedi per terra, avere rispetto. Santa Maria è stata una buona prova anche per questo che sarà naturalmente il prossimo cammino, il prossimo cammino in merito di questi playoff. Diciamo che se usciamo fuori così con la stessa determinazione come abbiamo dimostrato in questa partita, ritengo che ci siano buone possibilità naturalmente di poter quantomeno raggiungere la finale come abbiamo fatto lo scorso anno. Presidente, oggi si è riunito un po' il Cilento qui perché c'era tanta gente allo stadio, una dirigenza di alto livello, anche perché poi ricordiamo le parole durissime contro San Tommaso, diciamo che in questo caso andrebbe elogiata questa dirigenza di Santa Maria, che comunque abbiamo visto anche settimana stringersi la mano con il presidente Cerrusi. Assolutamente sì, questo penso che sia il vero calcio, il vero sport, significa socializzare, avere rispetto e creare l'attenzione per la cittadinanza, per i tifosi. Io ho sempre predicato questo messaggio affinché naturalmente ci fosse l'interesse di tanti paesi limitrofi. Mi dispiace così come la stessa Battipagliese, lo stesso noi Agropoli, che potevamo militare in categorie diverse, e non sarà da meno il Santa Maria perché è ben strutturato, una società solidissima, seria. Sono convinto che anch'essi avranno comunque un ottimo cammino sulla strada, avranno un ottimo futuro con un presidente all'altezza. Io penso che è questo il vero prodotto per poter far sì che di vedere la gente allo stadio, le famiglie, i bambini. Oggi vedendo tanti bambini mi sono rallegrato, lì è stata la prima vittoria, vedere gente, questa è la vera vittoria, al di là poi del risultato sportivo. Come ho detto la settimana scorsa con San Tommaso, la partita si è persa prima di entrare con quegli atteggiamenti vessatori e poco antisportivi che danno fastidio, del calcio degli anni 70 che non si ripetono. Penso che questi non siano offensivi a chi naturalmente dobbiamo investire per poter creare poi le attività giuste, per creare comunque l'entusiasmo, per creare l'educazione, anche per dare educazione sia calcistica ma ripeto anche comportamentale. Quindi mi auguro che si continui sempre così. Io faccio anche le congratulazioni a Santa Maria, che anch'essa ha fatto un campionato strepitoso. Noi purtroppo abbiamo dalla nostra parte quelle quattro partite che ancora non si riesce a dormire, non ce lo spieghiamo come abbiamo perso questo campionato contro una squadra come San Tommaso. Ha vinto, però ahimè, per una volta fatemi dire che sono poco diplomatico, ma non penso che demeritivamo rispetto a Sandoma, vedendo quella squadra, la nostra, basta vedere già oggi, no? Sono due squadre di proprio, c'è un abisso tra Santa Maria e l'Agropoli calcisticamente vedendo. Abbiamo vinto lì, abbiamo vinto qua, oggi penso due gol di Capozzo che la sbaglia sulla linea, salvata, cioè si vede la differenza calcistica. Però non perdere il campionato così, e sicuramente c'è pure un po' di stanchezza, però dall'altra parte ho visto che i ragazzi invece gli hanno entusiasmo, questo ho visto come hanno reagito, mi auguro naturalmente che ci portano lontano, anche se lì ecco giocheremo contro una squadra molto tenace, molto difficile come Costa d'Amalfi, che qui ci ha battuto pure in casa. Speriamo bene, sai, ogni partita ha una storia a sé. Presidente, sì, al di là dei meriti della squadra in quelle quattro partite, però è inevitabile parlare anche degli arbitraggi, perché gli arbitraggi in quelle partite sono stati comunque sfavorevoli all'Agropoli, mentre alle altre squadre invece sono stati favorevoli. E magari, ecco, se una squadra la bastoni con provvedimenti arbitrali non consoni a quello che avviene in campo, è chiaro che poi il morale rimane a terra e quindi i punti li perdi. Ah, voi penso lo sapete, io sono 9 anni che faccio presente, non ho mai parlato degli arbitraggi, mi dispiace, io continuo a credere nella buona fede, seppur purtroppo, soprattutto l'anno scorso e quest'anno, sono verificati degli episodi discutibili, però non mi permetto mai di poterli biasimare. Guai giustamente a pensare alla loro malafede, perché
Sarebbe veramente da stupidi a continuare ad investire poi nell'attività calcistica. Credo nelle istituzioni, credo nella federazione, credo nell'AIA. Io ho piena fiducia in questi ragazzi, possono sbagliare. Vuol dire che noi dobbiamo lottare ancora di più e dobbiamo mettere un gol in più rispetto agli altri per poter vincere. E poi sono convinto che vittoria dire vittoria, e anche lì troveremo naturalmente la serenità. Ma io mi permetto di dire, io voglio anche lanciare un messaggio. Abbassiamo questi toni contro l'arbitraggio per quanti sono, perché queste cose poi aizzano sempre di più e fanno sempre malpensare e destabilizziamo con un sistema. Offendere gli arbitri, offendere gli uomini, offendere le donne o quel che sia, comunque un dispiacere, al di là adesso l'offendere l'essere umano, adesso non volevo, ecco, non mi riferivo in nessun modo particolare, ma all'arbitraggio. Abbiamo fiducia, io ho fiducia e spero che naturalmente ce lo dimostrano anche loro, ricambiano tale fiducia. Mister, vittoria fondamentale, importantissima oggi con Santa Maria. Si sarebbe potuto vincere il campionato quest'oggi se avesse avuto un po' di fortuna con il San Tommaso, però comunque adesso sono i playoff e l'Agropoli li affronterà dalla miglior posizione. Allora, iniziamo con il mettere alcuni punti fermi innegabili. Questa squadra, tra lo scetticismo generale, è arrivata seconda in classifica. Solo il San Tommaso ha fatto meglio di noi, altre 14 squadre hanno fatto peggio di noi, e va dato merito a questi ragazzi, va dato merito a tutti quelli che hanno lavorato intorno a questi ragazzi, a chi ha costruito questa squadra e chi ci ha lavorato giorno dopo giorno. Questa è una premessa che va fatta, perché qua sembra che sia stata... Veniamo da un'annata disastrosa a sentire alcuni giudizi. Detto ciò, oggi abbiamo fatto un'altra grande partita, un'altra grande prestazione. Probabilmente avremmo dovuto chiudere prima la partita, perché nel secondo tempo abbiamo avuto 3 o 4 occasioni in contropiede che meritavano un finale migliore. Però poi credo che Luca Russo abbia fatto solo un intervento, una parata centrale che ha bloccato. Non penso che il Santa Maria abbia avuto grandissime occasioni, e tra l'altro credo che il Santa Maria sia un'ottima squadra composta da ottimi giocatori e ben allenata, e vista la prestazione penso che questo va dato merito all'Agropoli di aver vinto meritatamente una partita contro una squadra fortissima. Mister, però ci spiega un po' la formazione iniziale, perché comunque ha destato un pochino di discussione sulle tribune il fatto di mettere Luca Rosso in porta, Manzillo, di lasciare in panchina Masocco, Tandara che poi comunque non sta bene, però comunque diciamo che la formazione abbiamo visto un pochino imparato a soffrire, per esempio sulla fascia le incursioni di Romano, poi dopo l'Agropoli anche con i cambi è migliorato e alla fine ha portato a casa una vittoria fondamentale. Allora, premesso che Tandara non è disponibile. Poi io ritengo di avere una rosa composta da tanti giocatori validi, e quindi per me non è un problema se gioca l'uno o gioca l'altro. Non dimentichiamo che adesso ci aspettano 3 settimane di lavoro senza l'obiettivo partita, e allenarsi 3 settimane senza sentirsi parte integrante di un progetto non è facile, quindi ho voluto dare un segnale a quei giocatori che magari sono stati impiegati meno ultimamente, che da qui agli spareggi, se vogliamo andare il più avanti possibile, poi indipendentemente dall'obiettivo che vogliamo raggiungere, c'è bisogno di tutti. La prossima avversaria è il Costa d'Amalfi, è vero, ci vuole un po' di tempo, però può essere una partita totalmente diversa da quella vista poche settimane fa in cui l'Agropoli perse, grazie anche ai calciatori come Russo, come Limatola, che quindi sono in fase di recupero e quindi possono dare un quid in più a questa squadra. Sicuramente gli innesti degli infortunati saranno determinanti, perché al di là di tutto ne abbiamo giocatori che sono fuori, da Russo alla partita di Castel San Giorgio, Limatola dalla partita seguente con la Virtus Avellino, abbiamo avuto fuori Giura, abbiamo avuto fuori Camanà,
Abbiamo avuto fuori Di Lash da Castel San Giorgio, recuperato 3-4 partite fa. Abbiamo avuto tanti giocatori fuori, non l'abbiamo mai fatto notare, però è normale che hai qualche soluzione in meno, sei costretto a fare determinate scelte perché il ventaglio è più stretto. Sicuramente con tutta la rosa al completo questa squadra è più forte. Allora mister, una sconfitta di misura, però comunque Santa Maria di sicuro non demerita in questa partita, insomma. Ma è stata una partita difficile per entrambi, perché sapevamo che chi faceva gol poi era difficile superarla. Loro sono stati bravi perché hanno sfruttato l'occasione, noi meno bravi perché qualche occasione l'abbiamo avuta e non siamo stati bravi purtroppo a finalizzare. È stata una partita equilibrata con un episodio a favore dell'Acropoli. Ma cosa è successo poi dopo la vittoria con San Tommaso, che la squadra quindi non è riuscita poi a battere la Virtus Avellino, e poi abbiamo visto che la sua squadra ha avuto diverse difficoltà soprattutto in fase offensiva? Sì, noi sabato scorso avevamo 6 giocatori fuori, nel calcio non si inventa nulla, noi non siamo una squadra che ha una rosa, anche se è una squadra forte, però quando ti mancano dei giocatori talmente importanti si fa fatica. Dicevo prima, la Virtus ha onorato il campionato perché è venuta a giocarsela, anche per altri motivi può essere, e quindi per noi è stata una partita, anche perché mentalmente eravamo scarichi dopo la vittoria con San Tommaso, non siamo stati bravi a recuperare le energie nervose, quindi ma era già, voglio dire, alla fine ci serviva poco, perché avevamo già saputo del vantaggio del San Tommaso, quindi ancora peggio a livello mentale. Se avessimo vinto non cambiava nulla, perché oggi ci sarebbe servito comunque il pareggio, cosa che invece non siamo riusciti ad ottenere nemmeno oggi. Vince l'Acropoli, vince il Cervinara, quindi Santa Maria giocherà fuori casa i playoff. Sì. Però mister Pirozzi è abituato, perché l'anno scorso Santa Maria fece una grandissima impresa col Villa Literno, lo ricordiamo. Sì, ma dicevo ai colleghi, noi ci prepariamo per quello, noi lavoriamo bene, io ho la fortuna di avere una società che ci permette di lavorare bene, quindi sicuramente sarà sia per noi che per loro una partita difficile. Poi è normale che ci si arriva in uno stato, credo, fisico non superlativo come è stato forse negli ultimi mesi. Questa sosta può fare bene forse a livello mentale, ma a livello fisico può darsi che pregiudica un pochettino tutto il campionato.